Oggi impareremo a preparare gli sfiziosi popcorn. Piccole ma importanti precauzioni ci permetteranno di prepararli senza correre il rischio di bruciare tutto. Vediamo gli occorrenti necessari per procedere. Una padella, possibilmente antiaderente, bassa e larga. Il coperchio. I semi di mais. L'olio d'oliva. E infine il sale. Versiamo un paio di cucchiai d'olio d'oliva nella padella. A chi piace il sapore del burro, può usarlo al posto dell'olio, circa 10-15 grammi. Accendiamo a fiamma bassa il fornello più grande, sul quale posiamo la padella per farla riscaldare, e la andiamo a coprire con il coperchio. Per sapere quando iniziare a mettere la prima manciata di semi, tocchiamo il coperchio e verifichiamo che questo sia molto caldo. Copriamo subito con il coperchio e alziamo la fiamma. È importantissimo non esagerare con il quantitativo di semi, altrimenti si rischia di bruciarli. Ora arriva la parte più importante che determinerà la buona riuscita dei nostri popcorn. Non dobbiamo fare altro che aspettare che i semi scoppiettino, il che significa che i popcorn si stanno formando. Dal momento in cui mettiamo i semi nella padella, dobbiamo avere l'accortezza di agitare energicamente la padella, almeno una volta ogni 10-15 secondi. Continuiamo ad agitare finché non sono scoppiati tutti i semi, cosicché i primi popcorn formati non si brucino. Quando gli scoppiettii iniziano a diminuire, allontaniamo la padella dalla fiamma, sempre agitandola. Aspettiamo 5 secondi prima di sollevare il coperchio. Questo per impedire a qualche popcorn ritardatario di far saltare tutti gli altri. Versiamo i popcorn pronti in una coppa. Nel caso volessimo preparare altri popcorn, aggiungiamo un filo d'olio nella padella ancora calda e ripetiamo i passaggi elencati fino ad ora. Tenete presente che una manciata di mais equivale all'incirca ad un piatto di popcorn. Una volta preparati, infatti, salarli a vostro piacimento. Mi raccomando a non girarli per non far scendere del sale sul fondo, perché man mano che li mangerete, il sale scenderà da solo. Buona mangiata e buon divertimento!